Grande fratello VIP, Tavassi smonta Antonella, è forte, la tutelano dalle nomination. Antonella continua a ricevere tanti aerei dai fan, anche dopo la rottura e la successiva pace con Edoardo. La concorrente del Grande Fratello VIP ha potuto gioire per i messaggi d'affetto che le arrivano dall'esterno. Visto che Fiordelisi detiene il record di striscioni inviati da fuori da quando è iniziata la settima edizione. Alcuni vipponi pensano che sia amatissima e che vincerà tutte le nomination. Di parere diverso si è detto Tavassi, che ha sottolineato che le opinioniste rendono immune l'influencer in quasi tutte le puntate, secondo Le Romano. Gli addetti ai lavori starebbero tutelando la giovane da una possibile eliminazione. I protagonisti del Grande Fratello VIP 7 stanno cominciando a chiedersi come è vista Antonella all'esterno. Se è un personaggio amato oppure no. Già lei ha riflettuto sulle tante immunità che sogna da Fiordelisi nonostante sia molto criticata, vede che ha il gruppo contro. E la rende immune come faceva con Soleil l'anno scorso. Dedona, però, si è anche detta certa del fatto che la coinquilina dovrebbe riuscire a superare tranquillamente tutti i televoti ai quali parteciperà perché può contare su un folto gruppo di sostenitori. L'influencer si è basata soprattutto sui tanti messaggi aerei che la salernitana ha ricevuto da quando vive reclusa tra le mura di Cinecittà, e proprio della 24enne. Infatti, il record di striscioni che i fan inviano agli abitanti della casa settimanalmente. Di parere diametralmente opposto, si è detto Tavassi, il romano ha cercato di fare un'analisi più ampia della situazione. Partendo dalle tantissime immunità che le opinioniste danno a Fiordelisi da quando non è più la preferita del pubblico. Voi siete convinti che passerà alle nomination, ma allora perché la tutelano sempre? Perché la rendono immune, ha chiesto Edoardo a Giaele e ad altri compagni d'avventura. Il concorrente del Grande Fratello VIP, dunque, ha sottolineato le molte volte che Antonella non è finita al televoto grazie ai salvataggi di Sonia Bruganelli o di Orietta Berti, se non fosse stato per loro. L'influencer sarebbe stata votata in più occasioni dal gruppo visto che non va d'accordo con la maggior parte dei coinquilini. Non è così, lei non è forte. Vi fate condizionare dagli aerei, ma quelli non contano nulla. Se fosse forte perché la rendono sempre immune, ha proseguito Tavassi. Su Twitter sono stati pubblicati parecchi commenti di approvazione al pensiero che ha espresso Tavassi su Antonella, molti spettatori del Grande Fratello VIP. Infatti, si sono detti d'accordo con la teoria del romano sulla popolarità di Fiordelisi tra il pubblico delle reality show. Oggi, lunedì 19 dicembre, andrà in onda una nuova puntata e sicuramente la schermitrice salernitana sarà ancora protagonista, al termine della scorsa diretta. Infatti, la giovane si è confrontata con Edoardo e, nonostante le lacrime e le discussioni, ci è tornata insieme. I Donnalisi, dunque, si sono riuniti a distanza di circa 48 ore dalla rottura che aveva spezzato fan e addetti ai lavori. Donna Maria ha deciso di soprassedere alle cose che non apprezza del carattere della fidanzata. Ma questo ha fatto un po' storcere il naso a sua mamma. Tra i mi piace che la madre di Edoardo ha messo su Twitter in questi giorni, spicca quello al commento di una spettatrice che ha suggerito al romano di volare da solo. Quindi di staccarsi da Antonella e di proseguire l'avventura nella casa da single.